Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un prodotto secondo me eccezionale, un hard disk esterno dalle caratteristiche impressionanti ragazzi. Quando l'ho acquistato e l'ho provato sono rimasto ragazzi a bocca aperta, un hard disk che fa paura dalle prestazioni allucinanti che ha. L'hard disk esterno di cui vi sto parlando ragazzi è questo, l'X5 della Samsung. Ragazzi, un prodotto diciamo molto particolare, non è il classico hard disk esterno SSD standard che conosciamo tutti, ma questo ragazzi ha delle caratteristiche veramente particolari e allucinanti. Vi dico solo che in lettura arriva a 2800 megabit per secondo e in scrittura a 2100 megabit per secondo, cioè velocità allucinanti. Ovviamente si collega a Thunderbolt 3, quindi dovete avere un PC o un Mac con la porta Thunderbolt 3 per sfruttarlo ovviamente, ma se avete queste porte ragazzi questo è un hard disk che vi impressionerà di brutto. Adesso facciamo un veloce unboxing, poi ve lo faccio vedere in azione e ragazzi rimarrete sbalorditi. Allora, già la confezione comunque fa vedere che livello è il prodotto, perché non è la classica confezione semplice. Abbiamo una scatoletta esterna e guardate la scatola interna Samsung, con il manichetto anche per tirare sulla scatoletta. Troviamo subito il nostro hard disk SSD con caratteristiche paura, che è questo. Guardate le dimensioni comunque molto ridotte. E poi all'interno c'è solo il manuale di istruzioni e il cavetto o cavettone, perché se guardiamo la misura del cavo ha un diametro veramente importante, perché comunque questo hard disk ha bisogno di un cavo che porti veramente tutti i dati che lui è in grado di gestire. Quindi quello che troviamo nella confezione è tutto qua, ma adesso non ci resta ragazzi che provare questo fantastico hard disk. Ovviamente con queste caratteristiche non ce n'è tanti ragazzi, perché ci sono tantissimi hard disk esterni SSD, ma non con caratteristiche di velocità pari a questo Samsung. Come questo Samsung ce n'è veramente veramente poche. Ovviamente ha il difetto che costa più degli altri SSD. Diciamo che questo attualmente costa, mi sembra, 166 euro su Amazon. Vi lascio il link in descrizione. Da 500 giga e un'alternativa SSD da 500 giga, chiamiamoli standard, costano intorno ai 90 euro più o meno di marche prestigiose, quindi costa molto di più di un SSD standard, ma ha caratteristiche allucinanti. Ovviamente dipende cosa poi uno ne debba fare. Se siete persone come me che spostano spesso file grossi, io soprattutto ovviamente quelli dei droni che sono in 4K a 60 fps, quindi sono file molto importanti e li voglio spostare dal mio Mac a questo hard disk, in un attimo li spostate, come avere un hard disk interno. Se invece usate un hard disk esterno solo per fare qualche salvataggio ogni tanto di, che ne so, di un film piuttosto che di qualche file che non volete perdere o meno, ovviamente vi va bene anche un SSD standard. E qua è proprio per chi vuole lavorare direttamente sull'hard disk, cioè io spesso i file li ho all'interno di questo hard disk e faccio l'edit in video direttamente dal file che è all'interno dell'hard disk, cioè non porto il file dall'hard disk al Mac e lo elaboro, lo posso elaborare direttamente da qua, o meglio prelevare direttamente da qua, e addirittura il rendering che vado a fare con il software di editing video lo faccio salvare all'interno di questo hard disk. Cioè se non voglio occupare spazio all'interno del mio Mac, perché magari c'ho già un sacco di file, piuttosto che, cioè per qualsiasi motivo, qualsiasi cosa, è come se questo fosse un hard disk interno, perché è veramente a prestazioni ragazzi paura, ma paura tanto. Adesso ve lo faccio vedere in azione un attimo, giusto per farvi capire. Lo vado a collegare al Mac, ecco, vedete Samsung X5, lo andiamo ad aprire. Adesso qua vedete che c'è questo file che potrei installare, ma io non ho preferito non installarlo perché a me non serve, perché all'interno di questo hard disk troverete due file, uno per Windows e uno per Mac, che vi permetterà installando uno di questi due file in base a se avete un PC Windows o un Mac, per dare un sistema di sicurezza a questo hard disk, nel senso che dovrete andare a inserire la password ogni volta che dovete usarlo, quindi senza password nessuno può accedere a questo hard disk. Io non l'ho installato. Adesso il file di Windows l'ho eliminato perché tanto non ho un PC Windows e ho tenuto solo quello per il Mac, ma non l'ho ancora installato perché a me non serve avere la password su questo hard disk.
Quindi adesso volevo farvi vedere a provare a spostare un file di grosse dimensioni dal Mac al Samsung X5. Per esempio, supponiamo di voler spostare Evo Latemar, è un file che ho fatto con Evo, quindi ci sono un sacco di file grossi, di dimensioni grossi, c'è un sacco di file fatti con Osmo Pocket, quindi vedete che è una cartella piena di file grossi. Adesso vi dico addirittura anche le dimensioni della cartella, giusto per darvi un'idea delle prestazioni che andremo a vedere. Vedete, sono 27,14 giga, quindi avremo 27,14 giga da spostare dal Mac al Samsung X5. Quindi adesso vi faccio vedere, anzi preparo anche il telefono, che cronometriamo quanto ci mette a spostarli. Quindi andiamo a fare copia, e faccio partire il cronometro. Guardate in quanto tempo riesce a spostare i 27,14 di file. Guardate, ormai ha finito, manca poco, 24, 25, 26, 27. Interrompo, anzi che ho fermato un pochino dopo forse, 17 secondi, cioè in 17 secondi ragazzi ha spostato 27 giga dal Mac all'hard disk esterno. Cioè in un attimo ragazzi sposta file di dimensioni allucinanti, e per chi usa tanto file pesanti, soprattutto ovviamente file video di grosse dimensioni, e vuole avere un hard disk esterno per svariati motivi, uno per a livello di sicurezza, per magari avere delle copie dei file prima che magari vengano lavorati o meno, di non rischiare di perderli, o addirittura di avere solo file in questo hard disk esterno. Cioè veramente questo Samsung, adesso aspettate che lo sconnetto un attimo così ve lo rifaccio vedere bene. Cioè ragazzi, questo Samsung X5 è allucinante, talmente le prestazioni sono esagerate a livello di velocità che potete addirittura installare il sistema operativo del vostro PC o del vostro Mac su questo. Cioè potrebbe essere addirittura che all'interno di questo SSD abbiate il sistema operativo, perché tanto è talmente veloce che non gliene può fregare di meno al PC da dove va a prelevare i file del sistema operativo. Dal punto di vista del riscaldamento è stato studiato da Samsung con tutto un sistema per essere raffreddato e non surriscaldarsi, quindi non va mai oltre i 45 gradi di calore. Cioè veramente ragazzi, un prodotto pazzesco. Vi lascio il link di Amazon in descrizione se volete dargli un'occhiata. Ripeto, non è un hard disk per tutti, nel senso che in base a quello che dovete fare, se dovete gestire file grossi e spesso, cioè spostarli spesso dal vostro PC o il vostro Mac a un hard disk esterno o viceversa, o volete anche solo trasferirli qua ma li avete spesso da spostare, questo ragazzi fa per voi. Se volete averlo come hard disk esterno, quindi gestire direttamente i file da questo hard disk, con questo potete farlo, perché non vi rallenterà mai il vostro lavoro. Se invece dovete solo fare ogni tanto qualche salvataggio di qualche file sporadico che vi viene in mente, che non volete perdere, quindi non avete fretta o vi capita non spesso di fare questi salvataggi, va bene anche un SSD qualsiasi che costa meno di questo. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questo SSD di Samsung, esattamente il Samsung X5, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi ci vediamo su questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, e ciao!